2014. L'industria turistica italiana nel suo complesso, nazionale ed estero, ha contribuito con 147 miliardi di euro alla formazione del 9,4% del PIL del paese, impiegando circa 2,5 milioni di persone, pari al 10,9% dell'occupazione nazionale. Un settore strategico ed estremamente importante. Oggi l'Italia è al quinto posto nella graduatoria dei paesi più visitati al mondo, con oltre 47,7 milioni di turisti. Prima di lei ci sono la Cina al quarto, la Spagna al terzo, gli USA al secondo e la Francia al primo posto, con 84,7 milioni di visite. Quasi il doppio. Ma non è sempre stato così. Fino agli anni 80 eravamo al primo posto in tutte le classifiche. Cos'è successo nel frattempo? C'è stato un calo di interesse? Non esattamente. Negli ultimi 30 anni la crescita globale, con l'ingresso nel mercato del turismo dei consumatori dei mercati emergenti, la nascita delle compagnie low cost e gli strumenti digitali, hanno aumentato fortemente le possibili destinazioni turistiche. Francia e Spagna hanno saputo sfruttare questo cambiamento puntando su una strategia turistica nazionale impostata su attività di marketing basate su analisi e studi statistici, delocalizzazione dei flussi turistici d'affari, sviluppo della promozione delle città d'arte, potenziamento dei traffici diretti agli aeroporti e in generale una gestione centralizzata del turismo. L'Italia, invece, non attuando un piano turistico nazionale, ha perso molte posizioni. Il motivo principale della mancanza di questo piano deriva dall'articolo 5 della Costituzione emanato nel 2002, che affida l'esclusiva competenza turistica alle regioni. Io credo che dobbiamo, come paese, copiare chi davvero ha fatto del turismo l'industria principale del proprio paese, come la Spagna, ad esempio. Il decentramento delle politiche turistiche fatto come è stato fatto in Italia, ossia dando alle regioni il potere di governare il proprio turismo, è stato un disastro, credo, abbastanza sotto gli occhi di tutti. Cioè mettere in concorrenza la Sicilia con la Calabria non ha nessun senso. Il turismo deve essere centralizzato, deve essere governato a livello nazionale, deve essere coordinato a livello nazionale da professionisti, così come avviene in Francia e Spagna. Ma non solo. Ci sono paesi come la Turchia o la Croazia in fortissima crescita, evidentemente hanno qualcosa in più che noi non abbiamo. Parlo di management, parlo di organizzazione naturalmente, non di opere d'arte, bellezze o coste. Una legislazione nazionale sarebbe sicuramente utile per l'intero settore della ricettività in Italia. Purtroppo abbiamo una delega regionale e quindi ogni regione ha la sua normativa e questo fa mancare una strategia unica per tutto il settore italiano. Sicuramente nessuno può rubare in Italia quello che ha e quindi le Dolomiti, il mare della Sardegna, tutto quello che è enogastronomia, la cultura, la storia, ed è sicuramente una meta ambita per tutti quanti. Ci vorrebbe questo minimo di strategia e una capacità di fare squadra che dovrebbe portare tutto quello che è ricettività insieme e non una posizione contro l'altro.